Grazie Presidente. Ringrazio la Presidenza per il documento preparato che ci consente di approfondire l'analisi su di un punto molto importante della proposta di riforma della PAC. Un grazie anche al Commissario. In linea generale siamo sempre più convinti del fatto che la futura PAC debba contenere obiettivi particolarmente ambiziosi in materia di ambiente e clima, in modo da privilegiare i processi produttivi che decideranno di investire maggiormente sulla sostenibilità. Tuttavia è importante inquadrare la problematica considerando diversi aspetti. In particolare vorrei rammentare come sia tuttora in corso il negoziato sul quadro finanziario pluriennale, nell'ambito del quale sono in discussione sia l'entità delle risorse da destinare complessivamente alla PAC, sia la percentuale minima di fondi PAC da riservare agli interventi climatico-ambientali. Di questo dobbiamo tenere necessariamente conto, a cominciare dalla discussione odierna. In tale contesto, l'ambizione ambientale deve necessariamente tener conto delle risorse che avremo a disposizione. I nostri agricoltori saranno infatti in grado di seguire la strada che stiamo tentando di tracciare solo nel caso in cui gli impegni da mettere in atto saranno adeguatamente compensati. Da questo punto di vista, purtroppo, devo constatare che il negoziato sul quadro finanziario pluriennale non ci sta aiutando affatto. Per tale ragione, rimango dell'idea che l'ecoschema debba essere volontario per lo Stato membro e debba prevedere la necessaria flessibilità, senza la quale non riuscirebbe a produrre i risultati attesi. Inoltre, sempre a proposito di ecoschema, ritengo che le attuali proposte sia della Commissione sia della Presidenza non tengano sufficientemente conto di una questione di importanza strategica, vale a dire della inadeguatezza degli strumenti di gestione del rischio attivabili in ambito PAC. Mentre i cambiamenti climatici rendono sempre più precarie le condizioni di produzione per il settore agricolo della riforma della PAC, non emerge alcuna proposta in grado di rassicurazioni per i nostri agricoltori. Io ritengo invece che gli ecoschema possono essere utilizzati anche per proporre misure innovative come pagamenti finalizzati al sostegno di fondi di mutualizzazione da poter attivare a fronte di crisi di natura climatica fitosanitaria a carattere catastrofale. Per quanto riguarda i quesiti della Presidenza, rispondo molto sinteticamente. Non credo che la fissazione di una percentuale unica di risorse nell'ambito dei due pilastri della PAC possa costituire una buona soluzione, tenuto conto della complessità della questione e delle grandi differenze tra Stati membri. Tra l'altro si tratta di un impegno prematuro in questa fase, dato che, come ho già detto, il negoziato finanziario è ancora in corso, senza considerare le implicazioni di carattere burocratico che la proposta comporterebbe. La maggiore ambizione climatico-ambientale deve quindi derivare da una pluralità di interventi che dovranno essere integrati ed articolati nell'ambito del piano strategico della PAC, per i quali va sicuramente considerata anche una parte importante dei pagamenti disaccoppiati che, come a tutti noti, è subordinato all'attivazione di misure di condizionalità rafforzate. Grazie.